Le periferie di Taranto abbandonate dall'amministrazione Menucci-Musillo, perché insieme hanno governato Menucci e Musillo, Musillo 4 anni e mezzo insieme all'ex sindaco con suoi uomini in giunta e nelle società partecipate. Guardate, un po' di acqua, siamo in via delle Tinte, una traversa di via Bizzarro, San Vito, Lama, e si creano già dei laghetti. Laghetti artificiali o naturali, definite voi, scegliete voi come meglio preferite. Si creano ovviamente ci sono delle conche, perché chiaramente il manto stradale è completamente dissestato, e all'interno di queste conche appunto si raccoglie l'acqua. Oggi abbiamo avuto un po' d'acqua, sì, un po' di pioggia, ma non è che abbiamo avuto le piogge monsoniche. Guardate in che condizione ci troviamo. È normale che accada questo? Questa è la rinascita che l'ex sindaco Melucci dice di aver seminato. I laghi, non la rinascita, i laghi, lago delle Tinche potremmo definirlo. Magari qui si potrebbero fare i giochi d'acqua o anche i giochi del Mediterraneo con riferimento alle discipline appunto di acqua. E questa sarebbe la rinascita, lo ripeto, che Melucci dice di aver seminato. Queste porcherie rientrano tra le 100 cose fatte. Signori, per cortesia, dobbiamo avere rispetto della vivibilità urbana. Il cittadino paga le tasse e non vuole stare in un acquitrino, in una palude, in uno stagno. Il 12 giugno una croce secca su Taranto senza Ilva, un'altra croce secca su Luigi Abbate, sindaco di Taranto.